Bentornati su Deponia, 13° episodio. Nella scorsa puntata si sono rivelate un sacco di cose, troppe, quindi non vi faccio il riassunto, al massimo riguardatevela. Con cosa eravamo rimasti? Con gli ingredienti per una probabile clonazione. Gale è morta, quindi presumo dobbiamo clonare lei. Quindi abbiamo i carboidrati, abbiamo i grassi, l'aglio non penso che serva per creare gente. No, l'aglio penso che serva per allontanare i vampiri. Gli ornitorinchi vampiri. Forse così gli possiamo fregare le uova. Ci facciamo una frittata che è proprio deluxe edition. Premium. Ma nelle uova fecondate tu trovi già la cosa che può crescere. E è lì che c'è la vita. Sì sì, lì prendiamo le cellule staminali. Sei contento? Esatto. Un botto. Toh, aglio, aglio per tutti. Ehi piccoletto, hai fame? Anzi, lascia stare. Mangiati questo. Ma no, lo fa morire. Ma povero. Adorabile. Ha salalito di aglio, quindi allontana anche i suoi amici. Ma che facciamo? Ci rubiamo la paperella unicorno o l'uovo? La paperella unicorno però attira un botto, eh. Ok, abbiamo le uova. Oh no, non di nuovo. Ci toccherà schiuderle, oddio. Non abbiamo il manuale questa volta. No. Possiamo schiuderle rompendole. È andato Galle, sempre qui. Che immagine straziante, non me ne ero accorto l'ultima volta. Ah, guardiamo un attimo la console. Allora, i grassi. E l'olio, ce li abbiamo. Acqua ne abbiamo. Carboidrati, sì. Minerali, anche. E il sesto indicatore misterioso penso che sia lo Sbobo Fizz, perché è radioattivo. Quindi dovremmo avere tutti gli ingredienti, no? Questi ingredienti, penso, siano da inserire nell'imbuto, no? Partiamo con l'acqua. Non lo so, mi sembra che ci sia qualcosa che non va. Ah, sapevo che c'era qualcosa di strano. L'indicatore dei minerali è aumentato contemporaneamente a quello dell'acqua. Ah, chi se ne frega. Ho preso due piccioni con una fava. Ah, è vero, l'acqua c'ha i sali minerali dentro. Beh, mettiamo giù intanto il resto. Mettiamo i carboidrati. Finalmente arriviamo alle fondamenta della vita stessa. Ok, mancano i grassi, che sarà l'olio? O l'olio di frittura? Ah. Forse vale 10 volte quello di frittura. Così, usiamo questo. Oh, oh, oh. Con questo diventerà una vera delizia. Mancano i fagioli. Com'era il detto? Si prende quello che passa il convento. Ah! Lo sapevo. L'indicatore delle proteine è salito, così come quello dei carboidrati. Perciò alla fine erano davvero delle uova di scarafaggio. Ah, hai capito, non erano fagioli, erano uova di scarafaggio. Ah, lo Sbobo Fizz. Un supporto nutrizionale fondamentale. Per mesi non ho vissuto che di quello. Butta il sale. Conoscete il detto? Siamo quello che mangiamo. Il sale, la spezia della vita. Buttaci giù anche l'olio, quello lì. Ma ah, sì. Non lo so. Ah, proviamo. Ah, l'olio ha fatto salire l'indicatore dei grassi. Che fortuna! Mancano proteine, cambio solo le uova, te l'avevo detto. Dobbiamo buttare giù anche quelle. Ma no! Ed ecco un altro po' di proteine. Fortuna che non c'è un indicatore anche per il colesterolo. Ma abbiamo fatto una strage, poveri ornitorinchi. Pensavo fosse un minigame, invece era butto dentro tutto a caso, a quanto pare. Quindi mo torniamo alla console. Facciamo partire il processo. Abbiamo 3 opzioni per questo interruttore. Ah, perché le capsule sono 3. Forse si riferisce a 1, 2, 3. O forse si riferisce a Rufus, Argus, Cletus. Ci hai pensato? Sopra c'è un pulsante, cos'è? Oh, ma dai! Ora ci dice che lui è Hermes. Ah, ok, noi non lo vogliamo. Questo lui è Rufus, Organon, Hermes. Ok, ci ho dato una spiegazione adesso. Prova a tirare la leva, chi se ne frega, vediamo cosa esce. Oh! Unexpected! Ma no, ma dove cazzo vai? Aspetta! Ma no, di nuovo va a suicidarsi! Mortacci sua! No! Questo è assurdo. Ah, ok. Il tipo non vuole vivere. Torniamo alla console. E ce lo mettiamo nella seconda capsula. Oh merda. Fermi! No, ma andiamo!
Eh già. Ah, uno si salva se ne fai tre. Perché finisci sul materasso, forse. Ok, quindi se ne facciamo tre, il terzo si salva. Attenzione, tecnica della moltiplicazione del corpo. Loro vanno alla foresta. Fermo! Ehi, ma che state facendo? Aspettatemi! Maledizione! Non sei riuscito a suicidarti, coglione. Hermes III, Carlo V. Oh, oh, che ironia! Lui mi porta via il rispetto per la vita e io lo prendo a calci nel sedere. L'hai detto tu stesso! Tutto è perduto! È quello che pensavo. Ma poi ho trovato Gal. Cosa intendevi fare di lei? Si può ancora salvare? Ah, conosci quella ragazza? È caduta dal cielo poco dopo di te. C'era ancora una scintilla di vita nel suo cervello. Il resto era piuttosto confuso ed è per questo che ho creato un suo clone. Che è sopravvissuto abbastanza da permettermi di effettuare uno scan completo. Prendi, con questo potrai clonare la tua amica. Anche se non so a cosa potrebbe servirti. Deponia è perduta. Già, questo lascialo a me. Prima eri tu il signor negativo e adesso lo sono io. Hai notato che ci siamo scambiati i ruoli? E allora non complicare le cose ancora di più. Che trip. Ok, cosa ci ha dato? Un chip? Ah, ci ha dato il classico chip del cervello di Gal. Ne ho visti così pochi in questi capitoli. Chissà cosa servirà. Quindi... ci sta. Proprio come una patatina dentro un naso. Hai visto? L'ha messo lì sotto. Oh oh. L'indicatore ha cominciato a lampeggiare. Dovrebbe voler dire qualcosa? Ah, chi se ne frega. Esatto. Sono sicuro che non succederà niente di male. D'accordo. Forza! Ti salverò, Gal. E adesso che succede? C'è qualcosa che non va. Che stai facendo? Indovina. Sto per salvare Gal. Ma così non può funzionare. Non c'è più acido nucleico nella macchina! E allora? Con te ha funzionato! Presto! Annulla il processo! Si surriscaldano i tubi! Sta per saltare tutto per aria! Oh! No! Oh! Sei tu! Non ha potuto completare la sua maturazione per via della mancanza di acido nucleico! E dov'è adesso? Quella tubatura conduce nelle fogne di Portafisco. Mi spiace, Rufus, ma sembra proprio che la tua fidanzata sia perduta per sempre. No, è ancora viva. Posso ancora salvarla. Sai, mi è rimasto ancora un po' di acido nucleico. In teoria, potresti utilizzarlo per farla crescere. Ma che mi dici di Deponia? L'ultima nave per Elysium potrebbe salpare in qualsiasi momento. Non puoi salvare Gal e raggiungere la dogana dell'ascensione contemporaneamente. E se anche ci riuscissi? La stazione dell'alta ascensione ospita il quartier generale dell'Organon. Non riuscirai mai a cavartela da solo laggiù. Ma non sono solo. I miei amici della Resistenza si trovano a Portafisco. Farò in modo che distraggano l'Organon mentre io e Gal ci intrufoliamo nella nave. E chi li avviserà? Chi salverà Gal? E chi impedirà ad Argus di salpare a bordo della nave nel frattempo? Non potrai fare tutto tu. Non c'è abbastanza tempo. Oddio. Ci vorrebbero tre Rufus. E se anche ci riuscissi? Mi sembra la scena di Spider-Man in cui deve scegliere se salvare Mary Jane o l'autobus pieno di persone che cade dal ponte e allora lui lancia due ragnatele e li salva tutti. Spoiler, Mary Jane muore comunque. credo che il mio più grande timore stia per avverarsi. Dover comandare tre Rufus contemporaneamente? Sì. Sei davvero convinto di volerlo fare? La biomassa rimasta nella camera non basterebbe per tre cloni. In questo modo, almeno, potrò rendermi utile ad uno scopo finale. Sei davvero un figo da paura, Hermes. Non facciamo i sentimentali. Hai l'acido nucleico? Acido nucleico? C'è. Perfetto. Ricorda però che non verrà clonato. Solo uno dei tre Rufus ce l'avrà alla fine del processo. Non preoccuparti, Hermes. Ho capito tutto. Puoi contare su di me. Spero solo che la tua struttura con i sacchi di sabbia funzioni. Se la leva non venisse attivata... Funzionerà tutto perfettamente. Aiuto. Deve funzionare. In questo caso, non perdiamo altro tempo. 3, 2, 1... Ci siamo! Oh. Hai capito, quindi? Si sono suicidati entrambi per creare tre Rufus.
Piccolino! I sacchi di sabbia non sono funzionati. Per fortuna ci ha pensato il pipistrello. Ehi, ha funzionato! Sì, e ora... Oddio, mi verrà un'emicrania grande come una casa! Non c'è mai fine al peggio, vero? Non c'è mai fine al peggio. Uno di voi due deve riunire i ribelli per un attacco a sorpresa. Fallo tu! Perché proprio io? Tre teste di cazzo. Sì, esatto. Mi calerò giù le bevature per salvare Gal. Ma quello è compito mio! No, lo farò io! Fate qualcosa, Cristo Santo! Ma ammazzo uno dopo l'altro, ve lo giuro! Sarò io a salvare Gal. Ho l'acido nucleico. No, ce l'ho io! Ma è andato a me! Perché non diamo un'occhiata? Ah, scopriamo chi è il vero Rufus. Rufus sinistro, Rufus boh, e Rufus destro. Rimarranno a bocca aperta quando tirerò fuori l'acido nucleico dalla giacca. Ai, siamo quello finto. Uno di quei due imbecilli deve avere l'acido nucleico. Ma chi? Ah, quanto vorrei avere la capacità di vedere attraverso le persone. Tipo utilizzando una nuova e fichissima funzione dell'interfaccia nella parte interiore dello schermo. Penso che semplicemente possiamo switchare. Quindi facciamo così, niente. Andiamo qua, e quello blu ce l'ha. Eccolo qui, acido nucleico. Lo sapevo. Immagino che questo voglia dire che sarò io a salvare Gal. Non così Oddio, in fretta. Che bambini. Stanno litigando perché si sono resi conto adesso che solamente uno avrà la figa. E altri due moriranno. È vero. Ora noi decideremo chi scopa. Ehi! Oh, yes! Nessuno! Ok, meno uno. Siamo finiti in tre discariche diverse perché c'era una cosa differenziata. Così Rufus è un clone! Chi l'avrebbe mai detto? Siamo tutti sconvolti, ma possiamo abbozzar. Perciò indossa i calzini e abbandona quel letto. Una nuova speranza risplende di già. E se si fa oscura la tua situazione, qualcuno i fusibili deve cambiare. E se ti ritrovi in un laboratorio di clonazione, ricorda che chi fa da sé fa per tre. Urrà, mari morte! Ma no, accidenti, per tre! Scusate! Luce? E luce fu? No? No. Ok ragazzi, direi che per oggi abbiamo visto e fatto abbastanza. I colpi di scena in questo capitolo sono infiniti, sì. Ogni episodio è un colpo di scena. Ma soprattutto il mio peggior incubo si è avverato. Dover controllare tre Rufus anziché uno solo. Fantastico, ragazzi, 15.000 like, prossimo episodio dal camper. E la spawn è tutto. Noi ci vediamo. Quando come? Come, ma con un prossimo video, Asgana. Way!